Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale Full Time MMA. Prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale che sicuramente ha bisogno del vostro supporto, esattamente come il fighter italiano di cui andremo a parlare oggi. Dunque, dopo aver fatto un video su Alessio Di Chirico, mi sembra doveroso portarvi anche un video su Leonardo Damiani, che combatterà il 31 agosto nella Contender Series contro AJ Fletcher, un giovane avversario statunitense imbattuto e molto pericoloso. La Dana White Contender Series si può vedere come una sottopromotion della UFC, in cui dei fighter, spesso giovanissimi, combattono per ricevere un contratto in UFC. Per cui, se Leonardo Damiani dovesse vincere, avremmo un altro fighter in UFC oltre ad Alessio Di Chirico, Marvin Vettori ed Alen Amedowski. Poi ovviamente ci sono anche Michael Chiesa e Peña, che sono più italo-americani. Per chi di voi non conoscesse Leonardo Damiani, c'è da sapere che è un fighter italiano che un giorno prima del suo match compirà 31 anni e milita nella categoria dei pesi welter. Leonardo vanta un record di 10 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Le vittorie sarebbero 12 se contiamo anche i 2 incontri amatoriali che ha avuto prima di passare a pro. La maggior parte delle sue vittorie sono avvenute per Mataleao, per cui si può intuire che è un fighter che eccelle soprattutto nella lotta a terra. In realtà anche in piedi non se la cava male. Alcune delle sue vittorie per sottomissione sono vittorie in cui prima di sottomettere l'avversario lo aveva steso con dei colpi in piedi, come ha fatto ad esempio con Abdul Faizi. In passato Damiani ha anche combattuto e vinto in una promotion come Cage Warriors, una promotion regionale abbastanza di rilievo da cui sono usciti anche campioni come Conor McGregor e Michael Bisping. Una cosa che trovo alquanto strana è il suo soprannome, che sarebbe Leonardo Pappi Damiani. Mi sembra un soprannome alquanto strano per un fighter di MMA. Quando sento la parola Pappi mi viene da pensare a dei cagnolini pucciosi, non a dei fighter che combattono in una gabbia. Per cui se qualcuno di voi conosce il motivo di questo soprannome abbastanza strano per un fighter di MMA, vi prego di scriverlo nei commenti. Per quanto riguarda AJ Fletcher, è un fighter statunitense di 24 anni ancora imbattuto nella sua carriera da professionista. In quella amatoriale ha perso 2 incontri per decisione unanime. Se diamo un'occhiata al record degli avversari con cui ha combattuto, si può notare che Damiani rappresenta il primo test serio per questo ragazzo, che può vantare sia vittorie per sottomissione che vittorie per KO in equal misura. Non mi sorprenderebbe se la UFC preferisca che sia lui a vincere, visto che è un fighter molto più giovane ed ancora imbattuto. Detto questo, speriamo che Damiani ce la possa fare contro di lui. Sicuramente combattendo fuori casa avrà bisogno di tutto il nostro supporto. Per cui ragazzi, facciamoci sentire. Prima di concludere il video vorrei domandarvi se qualcuno di voi sa dove è possibile guardare la Contender Series. Finora non ho trovato nessuna soluzione. Se lo scoprirò vi farò sapere anch'io. Ad ogni modo, questo era il mio video sull'incontro di Leonardo Damiani. Mettete like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video vi ha fatto cagare ed iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Questo è Full Time MMA e noi ci vediamo in un prossimo video.